Ciao a tutti, oggi parliamo di ancoraggio. Ancoraggio vuol dire come arrivare con la mano della corda sempre nello stesso punto per poi rilasciare. Allora, intanto sappiate che non esiste un ancoraggio uguale per tutti. Guai, ovviamente, una volta finito il corso, magari durante il corso, che sono le nozioni base, questo è possibile. È assolutamente inutile andare all'ancoraggio con l'indice all'angolo della coppia. Perché è assolutamente inutile? Perché nessuno di noi ha le misure antropometriche identiche. Quindi a me può andare bene l'ancoraggio all'angolo della bocca, ma non sarò mai allineato. Magari dovrò estrarotare la spada, che nell'arco nudo non è mai necessario. Quindi l'ancoraggio è fisiologico, dipende dalle misure antropometriche dell'avambraccio e del braccio e da altri fattori sul dorso. Quindi di conseguenza l'ancoraggio dipende da ognuno di noi. L'ancoraggio ideale è quando, una volta raggiunto l'ancoraggio, trovo una posizione tale, non che io vado avanti e indietro, perché questa sarà impossibile da sbagliare, ma una posizione tale che mi permetta di non andare in questa posizione. Quindi, una volta che io trovo un ancoraggio, basta che posiziono quest'osso del pollice sotto il mento e ho trovato la mia posizione e questo non me lo farà più sfuggire. Se io ho degli zigomi pronunciati, posso mettere l'indice sotto lo zigomo, ma io ho gli zigomi sfuggenti e non potrei mai mettere l'indice sotto lo zigomo per trovare un ancoraggio, ripeto, che non mi faccia andare la mano in questa posizione, perché muovere la mano in questa posizione equivale a muovere la mano sulla corda, quindi scombinerebbe tutta la precisione del tiro. Quindi, quando è che il mio ancoraggio è giusto? Il mio ancoraggio è giusto quando le forze di spinta e di trazione sono sullo stesso piano verticale. Quindi, quando io sono in questa posizione, trovo il mio allungo quando le mie forze sono sullo stesso identico piano. E l'arco parte in avanti, la mano va all'indietro e non ci sono minimi spostamenti. Dove ho posizionato la mano? Rivediamo. L'ho posizionata, con l'addestramento si ottengono memorie muscolari straordinarie, il nostro cervello è fantastico su questo, non dovete avere dubbi. Dove l'ho posizionata? Ecco, questo è il mio ancoraggio, non va su e giù, questa è la mia posizione di ancoraggio e la freccia è andata esattamente dove doveva andare. Quindi la ricerca dell'ancoraggio è semplice. La ricerca dell'ancoraggio deve essere quella che permette di avere spinta e trazione in espansione sul piano verticale. È uno dei fondamentali del tiro con l'arco, soprattutto del tiro arco nudo, dove ogni piccola movimento di torsione può provocare danni enormi. Quindi la posizione va ricercata quando siamo perfettamente allineati. Ok? Questa è la posizione di ancoraggio. La posizione di ancoraggio può essere vanificata se io muovo la testa. Io continuo a vedere ancoraggi spaziali che non hanno nessun significato, che sono troppo labili. È come un orologio rotto. Anche l'orologio rotto fa l'ora esatta due volte al giorno, quindi non ha significato che un ancoraggio scombinato possa fare centro, ma come un orologio io devo far centro al momento giusto, cioè io decido di guardare l'orologio e mi deve dare l'ora esatta, non devo aspettare quelle due volte al giorno in cui l'ora è sempre quella giusta, ok? Quindi dobbiamo cercare di curare molto i fondamentali e di curare molto
quello che ci può danneggiare. Una cosa che ci può danneggiare è quella di muovere la testa durante la trazione e di arrivare in ancoraggio e magari cercare di posizionarci. Se nel compound, nell'olimpico, può essere più o meno consentito, nell'arco nudo, nell'ombone, nell'arco istintivo, assolutamente no. Quindi quando io sono in questa posizione, che ho deciso che sto mettendo in moto i muscoli dorsali, che sono in spinta, che sto per raggiungere l'ancoraggio, la testa non si dovrà più muovere. Non come vedo fare per raggiungere l'ancoraggio tutte le posizioni più strane e incomprensibili. Questo è l'apocalisse, non va assolutamente fatto, perché non potremmo mai essere ripetibili nello stesso identico modo. Non solo dal di fuori non saremo ripetibili, ma soprattutto in questo modo non utilizzeremo mai gli stessi muscoli con le stesse catene cinetiche. E questo è, per l'arco nudo, essenziale. Quindi, di conseguenza, il tiro è testa ferma, allungo e ancoraggio fisiologico. Testa ferma e allungo fisiologico e antropomorfico di come siamo strutturati. Il mio ancoraggio è questo. Posizione di pretrazione, i muscoli dorsali si stanno attivando, ancoraggio, rilascio. Ok? Esercitatevi. Grazie, ciao.